Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati a casa mia. Io sono Mari e sul mio canale troverete tantissimi video riguardanti la mia casa, l'organizzazione e la gestione della casa, i detersivi, la spesa e quant'altro. Troverete anche dei vlog, questo è uno di quelli, quindi mandiamo la sigla e cominciamo. Ecco ragazzi, allora mi trovate qui quasi nuda. No, sono con una canotta. Sto preparando le cose per andare al mare, alla Playa di Catania. Noi abbiamo affittato una cabina per questa stagione estiva, così come l'anno scorso. E ho preparato il pranzo che oggi sarà praticamente composto da sandwich fatti a casa. E delle verdure tagliate, vi faccio vedere un attimino. Qua c'è anche ricetta. Aspettate, perché siccome ho fatto la cucina nuova, non ve la voglio fare vedere prima dell'home tour, prima del kitchen tour. Anzi, qua c'è Mi sono Alice. fatto una conciatura del sole bellissima. Guarda che bella questa acconciatura, ma bella proprio. Devo far vedere le cose che ho preparato per il mare. Allora, sandwich, questi qua ho fatto per Adriano. Aspettate, allora, eccomi qua. Per Adriano, devo creare un po' di hype, no? Per il rifacimento di questa cucina, così poi me lo guardate il video perché voglio farvi la sorpresa. Allora, per Adriano l'ho fatto con spalmabile e bresaola. Per Alice, come te l'ho fatto, mamma, spalmabile e prosciutto crudo, mentre io me lo sono fatto cotto, giusto? Mentre io me lo sono fatto con spalmabile al salmone e peperoni grigliati nella friggitrice d'aria. Bontà, bontà. Poi ho preparato delle carote tagliate a fettine, a pezzettini, insomma, a listarelle. Mi sta venendo una fame. Poi che cosa ho tagliato? Anche i finocchi e mezzo cetriolo, e poi sto portando anche delle mandorle. Non lo so, ci vogliamo portare anche mezzo chilo di pasta al forno? No, va bene così. Dopodiché, ragazzi, ci prepariamo e andiamo al mare. Cos'è quest'ombra? Ok, io oggi mi voglio rilassare, ho intenzione di rilassarmi, ve lo sto dicendo in maniera anche molto arrabbiata perché sono un pochettino stressata. Sono un poco stressata. Che sono un po' stressata. Ho bisogno di relax. Mi fai rilassare oggi? Mi No. Sì, dai. fai rilassare? Ok, quindi noi corriamo al mare. Anzi, oggi veramente ho promesso ai bambini di portarli in piscina. Quindi nel nostro lido c'è una piscina. Pagheremo l'entrata ovviamente a parte perché non 5 euro a persona. 5 euro a persona, anzi non è tanto. E ci Noi passeremo la spenderemo giornata in 15 piscina. euro. Eh sì, certo, siamo tre. Mamma mia. Ok, va bene, Alice. Vediamo se riesco a vloggare qualcosa anche in piscina. A Speriamo che dopo. possiamo. Allora, questi sono i ghiacciolini che ho acquistato, se non mi sbaglio, l'anno scorso da Casa Shop. No, Casa Shop, come si chiama? Questa qua è la nostra borsetta. Non me la metterei tutta addosso questi ghiaccini. La borsetta così che usiamo per andare al mare. Questa è quella più piccola, ne abbiamo anche una un po' più grande. Qua ci sono i nostri tre sandwich. Insomma, bene, bene, bene. E poi qua ci mettiamo. Veramente, forse questo è meglio che la mettiamo prima, se no mi schiaccia tutti i sandwich. Prendili, Alice. Ok, perfetto. Metti. E manci E qua ci questo mettiamo e metto le qua e carote le e le mandorle. mandorle che diventano anche queste belle fresche. Chiudiamo qua e adesso prepariamo. Ah, dobbiamo preparare, lì c'è la cosa, come si chiama? Cosa? L'acqua. Lo vai a prendere? Oh, ma guardate un po', c'è un rotolo di tovaglia con una mosca sopra che dobbiamo sistemare ancora. 3, 2, 1, azione! Ci sono anche io. Allora, questo è un bidoncino A me non ti dell'acqua. mettere là perché sennò devo riprendere, ti vedi pochissimo. Mettiti là! Ok,
davanti. Ok. Allora, questo qua è un bidoncino dell'acqua della Jostyle che abbiamo comprato in un brico. Quindi è facilissimo da trovare. Questo qua ve lo potete portare anche quando andate, per esempio, a fare un picnic in montagna. È molto comodo perché mantiene l'acqua fresca e qua c'è un rubinettino che si preme ed esce l'acqua facilmente. Noi che cosa facciamo? Lo riempiamo con una o due bottiglie di acqua. Oggi siamo soltanto in tre, io e i bambini, quindi penso che una bottiglia da 2 litri vada più che bene. Quindi vado a... Vado a riempire... Che è successo? Con 2 litri di acqua, vabbè. E poi utilizzo questi cubotti di ghiaccio. Buoni, no? Cubotti. Cuboni, cubotti di ghiaccio. Stai ferma con quel telefono. Questo qui l'ho acquistato su Amazon. Vi lascio giù il link. È comodissimo, ragazzi. Fa questi cuboni di ghiaccio. Ovviamente prima mettete l'acqua, poi buttate il ghiaccio, perché si può spaccare con il peso, il bidoncino. E in silicone ed è fantastico. Ma avevo comprato perché io muoio con il ghiaccio nelle mani. L'avevo comprato insieme perché era un duo, se non mi sbaglio, questi cubotti grandi e i cubetti quelli piccoli piccoli piccoli, che è fantastico anche quello. La cosa meravigliosa di questi cuboni, di queste forme per il ghiaccio, è che quando le riempite di acqua, magicamente l'acqua non cade mai. Ed è fantastico anche quando io riempio quello là, dei ghiaccioli piccoli piccoli, sono dei quadrettini proprio da 1 centimetro per 1 centimetro. Anche se faccio così, l'acqua non mi cade ed è fantastico perché riesco benissimo a prenderli, anche se sono morbidi, e metterli nel congelatore. Ovviamente devono stare in un ripiano abbastanza dritto perché sennò cade. E quindi niente, questo è il nostro... penso che ci basta quest'acqua. Ok, armiamoci e partiamo! Sì! Lavoro. Vareo. Ah, posso. Vabbè.
mettila. Non è vero. Le mie difficoltà nuotare. Posso fermare la mia sacciola? Ma no. Non ti è stato fatto.